incinte non vaccinate ricoverate in queste ore in condizioni critiche negli ospedali della Marca. Due sono in terapia intensiva, salgono a 35 le classi sottoposte a un provvedimento. È boom di prenotazioni di vaccini come conseguenza dell'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. A confermarlo l'assessore regionale Manuela Lanzarin, 21.000 in poche ore. Da questa mattina attivo a Viedelago il nuovo centro vaccinale raggruppa il servizio svolto fino a ieri dai centri di Vidore e Riese Pio X, obiettivo 600 somministrazioni al giorno. Green Pass esteso ai lavoratori pubblici, c'è soddisfazione a Cassugana dove l'assessore al personale rassicura pronti ad applicare il nuovo decreto. Un appello contro le fake news sul Covid è partito questa mattina da Treviso per il via del Festival della Statistica. Presente il presidente dell'Istat, collegato da Roma il ministro Brunetta. Ha messo a segno numerosi furti in tutto il Veneto, l'ultimo a Treviso bloccata, una Lada seriale di 20 anni fermata a Milano dove era fuggita. Presentati in municipio a Viedelago i prossimi cantieri nel territorio comunale, tra questi il più atteso è la rotatoria sulla postumia romana Fossalunga. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, questi titoli sono tre, lo avete sentito, le donne incinte non vaccinate ricoverate in queste ore in condizioni critiche negli ospedali della Marca, due sono in terapia intensiva, questo nelle ore in cui è boom di prenotazioni di vaccini come conseguenza dell'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. E la realtà vera è che purtroppo ancora abbiamo persone in terapia intensiva. Oggi abbiamo due donne gravide alla 27esima e alla 30esima settimana a rischio, non vaccinate, di origine straniera, che purtroppo non essendo vaccinate sono in terapia intensiva. In più abbiamo un'altra gravida di 28 settimane in pneumologia non vaccinata. Tre donne incinte non vaccinate in gravi condizioni, due in terapia intensiva, una in pneumologia. E questo è il volto forse più drammatico di un virus che, se non si trova di fronte allo scudo del vaccino, può fare ancora danni seri. Lo dimostra la storia della maestra Novax, che l'anno scorso era stata sospesa dall'Istituto Giovanni XXIII di Treviso perché, oltre a rifiutarsi di indossare la mascherina in classe, aveva anche cominciato a diffondere tesi negazioniste tra i suoi alunni. Si trova ora ricoverata in terapia intensiva, maestre. Chi non si vaccina è il rischio grossissimo che possa poi arrivare in terapia intensiva. La maestra è una di queste, ci dispiace, però credo che sia un segnale importante per tutti. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Corsa al vaccino che ha subito un'accelerazione improvvisa dopo l'ok al nuovo decreto sul Super Green Pass con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori. Non pensavamo neanche noi che fosse un boom così veloce. Stiamo ricevendo il 40% in più di richieste di vaccinazione. Questo è fondamentale, è bellissimo, perché ci dà la possibilità veramente di coprire quella parte delle persone che ancora per n motivi avevano deciso di non vaccinarsi. Nel frattempo si aggiorna il numero delle classi sottoposte a provvedimenti nella Marca. Sono in tutto 35, di queste 11 quarantene e gli altri monitoraggi. È facile prendere la variante inglese, la variante Delta. I ragazzi però non rischiano di andare in terapia intensiva, ma i loro genitori, i loro parenti e gli amici di una certa età possono rischiare veramente se non sono vaccinati. Questo è il quadro del contagio e dei ricoveri, che resta comunque sotto i livelli di guardia. A pochi giorni dall'arrivo al Vaxpoint di Villorba del generale Figliuolo per dare il via alla somministrazione della terza dose di vaccino in Veneto per i soggetti più fragili. Siamo pronti ad affrontare tranquillamente la terza dose e dare una risposta alla nostra cittadinanza. Dopo il nuovo decreto che estende l'obbligo Green Pass a tutti i lavoratori, come era prevedibile, nelle ultime ore si è registrato un boom di prenotazioni nelle USL venete per la vaccinazione. Abbiamo visto un aumento delle prenotazioni. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, noi viaggiavamo a circa 4.000 prenotazioni al giorno. Ieri sono state 9.000 e oggi mi dicono che sono già 21.000 le prenotazioni sul portale. Un primo risultato del nuovo decreto sul Green Pass esteso a tutti i lavoratori dal 15 ottobre c'è stato. Come accaduto con il precedente provvedimento, nelle ultime ore si è verificata una vera e propria corsa alla prenotazione per sottoporsi alla seduta vaccinale. La macchina del Veneto, che può contare oggi su un magazzino di 700.000 fiale, è pronta, mentre da lunedì negli hub della regione si inizierà con la terza dose, coinvolti nella prima fase i soggetti vulnerabili e immunodepressi, complessivamente
82.000 persone, per poi passare agli over 80, a ospiti e operatori dell'RSA e ai sanitari. Tutto questo mentre nella nostra regione la curva dell'epidemia ha raggiunto il cosiddetto plateau, una fase di stabilità che si spera preceda quella discendente. Dall'ultimo monitoraggio dell'IS, l'R-Con-T in Veneto si attesta a 0,80 con un'incidenza di 72 casi ogni 100.000 abitanti. Crescono di un punto percentuale le terapie intensive al 6%, al 4% l'area non critica, numeri dunque da piena zona bianca. E arrivano anche i dati sui primi 250 test consegnati dalle scuole sentinella. Tra questi nessuna positività. Diversa la fotografia che arriva invece dal monitoraggio della regione negli istituti veneti. Abbiamo allo stato attuale ad oggi, insomma, 44 studenti positivi con 450 circa studenti in quarantena. Preoccupano poi i dati che arrivano dalle cooperative trevigiane che gestiscono la collaborazione e la gestione dei contratti di lavoro delle badanti, secondo le quali nella Marca 7 badanti su 10 non intendono vaccinarsi. L'assessore Lanzarin spiega come si stia lavorando, anche alla luce dei focolai riscontrati le scorse settimane tra la comunità balcanica e dell'est Europa, per avvicinare questa fascia di popolazione all'immunizzazione. Promuovere, investire, cercare di far passare il messaggio. È chiaro che se cominciano a essere numeri importanti, questo mette sicuramente in difficoltà il sistema dell'assistenza domiciliare. Intanto anche nell'Asolano si sta assistendo ad un'inversione di tendenza rispetto alle vaccinazioni. Nelle ultime settimane stanno aumentando in maniera significativa. Se nella zona della Pedemontana i comuni in cui la percentuale di vaccinati è ancora inferiore al 70% sono distribuiti a macchia di leopardo, l'Asolano si dimostra ancora una volta compatto. Ma secondo Annalisa Rampin, presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto, si sta assistendo a un'inversione di tendenza. Mi sono resa conto che in questi ultimi 15 giorni in realtà sta aumentando notevolmente, perché ritengo che a fronte di sicuramente un nucleo di Novax convinti ci sia invece un grosso numero di persone che sono ancora un po' impaurite dal vaccino, perché magari nel tempo la comunicazione non è stata la più efficace, per cui ci sono dei dubbi e ritengo siano anche legittimi, però ripeto, in queste ultime settimane sto vedendo un incremento della vaccinazione nel nostro territorio. Le motivazioni, prosegue Rampin, sono lampanti. Credo sia dovuto da un lato al fatto del Green Pass, che comunque fa ragionare le persone, e con l'arrivo della stagione invernale è chiaro che si vedono molto limitate le loro capacità di poter anche solo andare al ristorante piuttosto che al bar, quindi oggi la gente sta facendo lo sforzo in più e si sta avvicinando al vaccino. L'obbligatorietà della certificazione verde per i lavoratori sia del pubblico che del privato dal prossimo 15 ottobre dovrebbe dare un ulteriore incentivo. Intanto anche nel comprensorio hanno riaperto le scuole, ma la situazione contagi è al momento sotto controllo. Noi abbiamo tutti i nostri insegnanti che sono stati vaccinati ancora quando c'è stata la chiamata di tutti gli insegnanti, per cui rispetto alle nostre scuole non vedo difficoltà, addirittura ai genitori per l'inserimento dei bambini, chi non ha ancora il vaccino sta facendo il tampone ogni 48 ore proprio per poter fare l'inserimento del bambino all'asilo. E da questa mattina è attivo a Vedelago il nuovo centro vaccinale, raggruppa il servizio svolto fino a ieri dai centri di Vidore, Riese, Pio X, anche Ponte di Piave. Chiuderà il 20 settembre, sostituito da un nuovo centro vaccini presso la casa di riposo di Ormelle. Certamente oggi una giornata che va un po' così e così, come si può immaginare, come tutti i primi giorni, e dopo da domani entriamo nel vivo del massimo dell'attività. Ecco, una struttura come questa quante vaccinazioni riesce a fare al giorno? All'incirca 500-600, ecco. Giornata di rodaggio quella di oggi per il nuovo centro vaccinale di Vedelago. Situato sul retro della casa di riposo, sostituisce i centri di Vidor e Riese Pio X. Sta andando bene perché non ci aspettavamo tante persone, in quanto avevamo previsto la chiusura sia di Riese che di Vidor per vari motivi, quindi oggi abbiamo solo persone che hanno libero accesso o persone a cui abbiamo dato l'appuntamento all'ultimo minuto a Riese sapendo che si apriva Vedelago.
abbiamo dovuto chiudere Vidor perché il sindaco giustamente rivoleva la struttura, che è una struttura che si occupa di, è una palestra, quindi sta facendo attività, e Riese una settimana perché stanno facendo delle attività, una sagra, e ci avevano chiesto la chiusura della sede. Operatori e sanitari quindi già esperti nell'organizzazione delle vaccinazioni, che qui proseguiranno con le prenotazioni ma anche libero accesso negli orari già stabiliti. Gli orari sono come per i precedenti, dalle 8 alle 19.30 tutti i giorni, dal 1 di ottobre invece verrà escluso il sabato e la domenica. Continuiamo a parlare di vaccinazioni, perché entro metà ottobre si prevede di vaccinare con la terza dose i 5.600 anziani ospiti delle case di riposo della Marca. Noi attendiamo con ansia questa terza dose perché non è possibile vivere la situazione dell'autunno precedente dei contagi. È arrivato il vaccino, abbiamo visto l'efficacia del vaccino che comunque evita alle persone di essere ricoverate in ospedale, ma soprattutto i decessi. Al via la terza dose del vaccino anti-Covid, che sarà somministrata a tappe. Si comincia con gli immunodepressi, una platea di circa 3 milioni di italiani, ed entro metà ottobre sarà somministrata a tutti i 5.600 ospiti delle case di riposo della Marca. Noi speriamo che non solo la terza dose venga effettuata entro metà ottobre ai nostri anziani, ma che coinvolga anche i nostri operatori per avere così la massima copertura, sempre a garanzia degli anziani. Quando si parla di tutela delle categorie anziane, è indispensabile garantirne la sicurezza grazie anche alla vaccinazione degli operatori. La maggior parte sono vaccinati, alcuni non possono essere vaccinati per problemi, per patologie, e un piccolo numero usa il tampone. Ecco, noi su questi operatori chiaramente spingiamo per aver subito la terza dose affinché, diciamo, la copertura sia totale, perché è vero che quella terza dose garantisce gli anziani, ma se la terza dose contemporanea fosse fatta anche ai nostri operatori, avremo un'ulteriore garanzia. Con l'autunno alle porte torna anche lo spettro dei focolai da Covid-19 nelle case di riposo, con la paura che le difese immunitarie di anziani e soggetti fragili potrebbero essere diminuite dalla prima vaccinazione. Chiaramente i protocolli ci sono stabiliti dall'USL, però ripeto, noi non ci poniamo neanche questo problema, vogliamo la terza dose subito per scongiurare tutto questo. Sulla terza dose stiamo iniziando adesso a raccogliere il consenso tra gli anziani, perché chiaramente per fare la terza dose dobbiamo avere il loro consenso. Siamo partiti col consenso e per ora non vediamo grosse problematiche. Green Pass è esteso ai lavoratori pubblici, c'è soddisfazione a Casugana, dove l'assessore al personale rassicura, pronti ad applicare il nuovo decreto. Un nuovo appello alle vaccinazioni arriva dal vice sindaco, anche a tutela delle attività produttive. Sono contento che sia stato equiparato il pubblico e il privato, perché in una situazione sanitaria non era giusto far differenze, quindi ha fatto benissimo il legislatore a procedere in questi termini. Siamo messi bene, siamo convinti che comunque molta parte del personale sia già vaccinato e abbia il Green Pass. Adesso man mano verificheremo chi non ce l'ha e come operare in tal senso. A Casugana l'obbligo del Green Pass esteso a tutti i lavoratori dal 15 ottobre viene accolto positivamente, una tutela in più anche per la sicurezza dei cittadini che si rivolgono agli uffici. Certo, bisognerà capire da qui alle prossime settimane quale sarà la risposta dei dipendenti, una percentuale di Novax, seppure minima, viene già data per certa. Per la privacy non lo possiamo sapere in questa situazione, è chiaro che percentualmente ci saranno le persone, come avviene in altri ambiti, nell'ambito privato, che non vogliono vaccinarsi e quindi che non hanno il Green Pass. Da capire quanto questo influirà in termini di riorganizzazione degli uffici e quali saranno i margini per eventuali sostituzioni, connessa alla partita sullo smart working attivato in piena pandemia. Smart working molto bene, perché l'abbiamo ridotto ai minimi termini, onestamente in questa condizione, visto che nel privato è stato anche in questo caso ridotto, il Green Pass lo ridurrà secondo me ancora di più. E chi lo fa per poche ore, magari per delle situazioni contingenti o perché ha delle situazioni di salute particolari che non gli consentono di venire in ufficio, in quanto non può vaccinarsi perché la condizione, come detto, di salute non glielo consente. Ma Casugana guarda anche ai nuovi obblighi introdotti con decreto sotto un'altra prospettiva, quella delle attività economiche produttive, che non possono con tutta evidenza permettersi altre chiusure. Il Green Pass, naturalmente comprensibile o capendo alcune incertezze, però è uno strumento che può consentire a
la tutela certamente della salute, B, il mantenimento di un miglioramento economico che cominciamo a vedere. Credo che sia indispensabile fare un invito alle vaccinazioni e tendenzialmente quindi a conseguire il Green Pass per coloro che frequentano le attività commerciali, così come per coloro che nelle attività commerciali ci lavorano. Un appello contro le fake news sul Covid è partito questa mattina da Treviso per il via del Festival della Statistica, presente il presidente dell'Istat, collegato da Roma il ministro Brunetta. La statistica in questo periodo è servita a cercare di mettere chiarezza rispetto a una situazione nuova che ha colto di sorpresa, che ha scatenato visioni, qualche volta anche di parte. E proprio con la statistica e quindi con l'oggettività dello strumento statistico si è tentato di fare chiarezza, di dare le informazioni per poter aiutare anche le scelte e quindi in qualche modo l'uscita dalla situazione critica. I numeri sono l'unica bussola, soprattutto in un momento di incertezze come quello attuale, contrassegnato ancora dalla pandemia. Questa è la convinzione del presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo a Treviso per inaugurare il Festival Nazionale della Statistica, una 3 giorni di studi e talk scientifici per guardare oltre il Covid. Troppe ancora le fake news e le interpretazioni spesso estreme, dalla marca si rivendica il ruolo del metodo scientifico. È chiaro che non riusciremo mai ad evitare le fake news, però se noi abbiamo una fonte autorevole che ci dice delle cose, noi possiamo confrontare le diverse posizioni e in qualche modo verificare se e quanto credere a quello che ci viene detto. E da qui si riparte anche, secondo il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, collegato da Roma con Treviso. Lavoriamo insieme perché questa fase sia una fase di convincimento, di informazione, di trasparenza, di consapevolezza, che tutti questi termini vogliono dire libertà, perché se così sarà, quest'anno sarà un anno felice. Cresceremo al 6%, questo me lo dite voi, in termini di PIL, quindi da boom economico recuperando almeno 2/3 di quanto perso l'anno precedente, ma soprattutto arriveremo alla sicurezza, al superamento dell'emergenza. Siamo alla cronaca, ha messo a segno numerosi furti in tutto il Veneto, l'ultimo a Treviso, bloccata una ladra seriale di 20 anni fermata a Milano dove era fuggita. Rintracciata a Milano dove era fuggita dopo il colpo messo a segno a Treviso nel quartiere San Lazzaro, è stata fermata dalla polizia una ladra seriale. Si tratta di una ventenne già conosciuta alle forze dell'ordine come autrice di numerosi furti in abitazione nel Triveneto. Poco prima dell'estate la giovane in pieno giorno aveva forzato una porta a finestra al piano terreno di un'abitazione. Approfittando del fatto che la famiglia fosse assente per lavoro, ha fatto irruzione rovistando stanza per stanza. La donna è poi fuggita con alcuni orologi di valore, monili d'oro ed argento, capi d'abbigliamento, tra cui una pelliccia. Immediate le indagini della polizia. Dopo una lunga serie di accertamenti complessi da parte degli investigatori, è stata identificata la responsabile. L'autorità giudiziaria ha condiviso il quadro indiziario prospettato dalla squadra mobile trevigiana. Nei confronti della ventenne è stata emessa un'ordinanza di divieto di dimora nell'intera provincia di Treviso. Non solo, ma è stata bloccata dai poliziotti della questura di Milano mentre stava tentando di mettere a segno l'ennesimo furto in abitazione. Raffica di truffe online, in un giorno 3 truffati, 4 denunciati, consigli dei carabinieri. 3 truffe, altrettante vittime, 4 persone denunciate. Ancora una volta alcuni cittadini sono finiti nelle trappole online a manovrare le fila dei raggiri esperti e veri professionisti del crimine. Col diffondersi del commercio elettronico purtroppo assistiamo a soggetti senza scrupoli che cercano di inserirsi in questi circuiti e effettuare delle truffe con conseguenze sotto profilo economico per le vittime di una certa rilevanza. Le prime 2 vittime sono di Vedelago, mettono in vendita dei divani, scatta la trappola. I truffatori si fanno avanti e si dicono interessati all'acquisto, ma inducono in errore le 2 donne che invece di avere i soldi li versano in carte prepagate. La prima 1.200 euro, la seconda 1.000. Immediate le indagini dei carabinieri che riescono a identificare e denunciare un 50enne di Latina pregiudicato e altri 2 per truffa in concorso di 20 e 45 anni, romani già conosciuti alle forze dell'ordine. Non solo, altro raggiro questa volta per l'acquisto di una BMW 320.
Un'autovettura di grossa cilindrata è stata posta in vendita e il truffatore è riuscito a farsi accreditare una serie di somme quale anticipo appunto dell'acquisto, addirittura per una somma quasi pari a 3.500 euro. Soldi ed auto ovviamente spariti, denunciato un 51enne del Varesotto. I consigli dell'arma sono chiaramente quelli di diffidare quando vengono venduti online beni anche insomma di elevato valore a un prezzo effettivamente molto molto inferiore a quello che è il valore di mercato. Non solo, non fidatevi subito. Le trattative di vendita devono essere comunque articolate, ci deve essere una certa sicurezza in chi appunto abbiamo di fronte, quindi prima di fornire appunto i propri dati occorre così avere una serie di informazioni che ci possono tutelare nel momento in cui facciamo un acquisto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Nuovo appuntamento con i candidati per le amministrative in inizio ottobre. Questa sera incontriamo gli sfidanti di Montebelluna che per la prima volta dopo molti anni sono due. La politica sta cambiando anche a Montebelluna e lo dimostra la penuria di candidati sindaci per le prossime amministrative di inizio ottobre. Dopo gli anni di sfide a 5 a 6 per la guida della Loggia dei Grani, in questo 2021 la sfida è a 2. Per il centro-sinistra Loreno Miotto, mentre per il centro-destra ad Alberto Bordini. Sicuramente segno di stanchezza politica del territorio al quale i candidati rispondono con impegni talvolta importanti. Per il centro-sinistra i termini più importanti sono manutenzione e condivisione. La parola partecipazione, quindi coinvolgere tutte le realtà significative di Montebelluna a partire dai quartieri. C'è una parola che abbiamo ripetuto tante volte, la manutenzione. In questi anni sono stati fatti degli interventi, alcuni diciamo anche seri, importanti, altri interventi sono stati trascurati. Però passeggiando, camminando per Montebelluna vediamo che c'è molto da sistemare. Continuità invece è la linea guida del candidato del centrodestra. Noi siamo l'amministrazione uscente e quindi quello che manca adesso a Montebelluna è semplicemente continuare quanto abbiamo fatto, continuare in rete con i comuni del sistema montegliano per dare una maggiore visibilità al nostro territorio sotto un profilo naturalistico, turistico e commerciale, senza ovviamente in tutto ciò dimenticare le manutenzioni ordinarie sulle quali abbiamo speso circa 3 milioni e mezzo di euro in 10 anni. Presentazione oggi in municipio a Vedelago dei prossimi cantieri che apriranno in diversi punti del territorio comunale. Tra questi il più atteso è certamente la rotatoria sulla Postumia romana a Fossalunga. Sono 5 milioni di euro, 4 che ne derivano da finanziamenti esterni, 1 milione che li mette il comune, oltre al fatto che si liberano ulteriori risorse per fare altri investimenti che abbiamo in programma. Da quanto tempo è che Vedelago non vedeva una roba del genere? Dagli anni 90. Ha di che sorridere il vice sindaco di Vedelago. Da 30 anni non partivano così tante opere pubbliche assieme, ad iniziare da uno dei punti neri della viabilità dell'intera provincia di Treviso. Abbiamo già iniziato i lavori che sono in fase avanzata della rotatoria lungo la provinciale 102, l'incrocio con via Montello, è stata finanziata con un contributo della provincia di Treviso per 200.000 euro e fresca di pochi giorni fa è arrivato anche per scorrimento di graduatoria anche un contributo alla Regione Veneto per ulteriori 200.000 euro, quindi ci siamo divisi in tre questa spesa che è intorno ai 600.000 euro. Attenzione anche alle piste ciclabili lungo la statale per la sicurezza dei ciclisti. Sono stati finanziati tre progetti importanti per tre piste ciclabili che riguardano il territorio di Vedelago. Una è via Castellana, un collegamento tra il capoluogo e il comune di Castelfranco Veneto. L'altra è via Nazionale, un'altra arteria importante lungo la strada regionale 53 verso Fossalunga, e un'altra è in via Spada, un prolungamento di una pista ciclabile già esistente che collegherà poi il paese al santuario della Madonna del Caravaggio. Infine investimenti importanti sia per l'adeguamento statico delle scuole, l'eliminazione delle barriere architettoniche per la biblioteca comunale. Ma dove tirate fuori tutti i soldi per queste realizzazioni? Questi sono soldi che arrivano dalla Regione Veneto e dal Ministero
Ministero dell'Interno, che sono poi confluiti, sono relativi alla graduatoria 2021 e confluiti poi nel PNRR. È più difficile ottenere soldi dall'Italia o dall'Europa? Beh, è più difficile ottenere i soldi quando le idee non sono buone. Nuovi motori meno rumorosi e con minori emissioni, non si tratta di automobili ma di nuovi aerei che presto potrebbero decollare da Treviso, l'indicazione del presidente Save che però manda un chiaro messaggio ai comitati. Chi si è fatto la casa vicino a un aeroporto sa che da un aeroporto partono e arrivano gli aerei. Ancora una volta è estremamente chiaro il messaggio del presidente di Save verso chi protesta per l'aumento dei voli al Canova di Treviso. Un aeroporto che sta rapidamente tornando alla normalità sia sotto il profilo passeggeri che bilanci. Il traffico sta andando molto bene, Ryanair è soddisfatta, è tornata la vita all'aeroporto di Treviso e questo è molto importante perché credo che il periodo in cui l'aeroporto è stato chiuso abbia fatto capire a tutti quanto importante è l'aeroporto stesso. Presidente che conferma i due ruoli distinti ma complementari del Canova e del Marco Polo. Treviso è chiaramente la base di Ryanair che sta sviluppando molto del suo traffico, abbiamo poi degli altri vettori con un traffico marginale come Wizz Air e altri, però ecco, il traffico rimarrà concentrato sulle molte destinazioni tra l'altro che le compagnie low cost, in particolare Ryanair, stanno aprendo. Che significa aumento dei decolli e atterraggi, quindi delle proteste da parte dei comitati, ai quali Marchi però risponde guardando il futuro. Quello che importa non è tanto solo il break-even, ma il fatto di poter dare un servizio adeguato con tutte le garanzie, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della vita dei cittadini. La tecnologia anche ci viene incontro perché gli aerei sono sempre meno rumorosi, sempre meno impattanti. Si sta studiando la tecnologia per ridurre le emissioni di CO2 e quindi questo va incontro anche a una possibilità di sviluppo del nostro aeroporto. Ed ora invece vediamo insieme come sarà il tempo nelle prossime ore con il generale Iannicelli. Ultimi giorni dell'estate astronomica all'insegna del tempo che cambia e questo è stato evidente già nelle ultime ore. Come si vede dalla cartina del tempo, una situazione veramente da studiare, un corridoio depressionario che va addirittura dalle isole inglesi attraverso il centro Europa fino a interessare tutta la nostra penisola. Tutte queste due aree di alta pressione alimentano con aria instabile questa depressione, questo corridoio depressionario e questo dà vita a sistemi perturbati piuttosto confusi, che però vanno a interessare le regioni settentrionali anche a carattere intermittente e provocano il peggioramento che abbiamo già avuto modo di constatare, quindi con precipitazione e qualche temporale. È presto detto, per domani una nuvolosità irregolare all'inizio, qualche schiarita, ma poi nel pomeriggio un repentino peggioramento con precipitazioni piuttosto sparse. Per domenica, ecco, la giornata purtroppo più brutta, con una nuvolosità abbastanza pesante tutto il giorno e anche con precipitazioni a carattere temporalesco, anche se a carattere intermittente, ma tutto il giorno. Un po' di instabilità tra domenica e lunedì e poi andremo incontro a una settimana autunnale all'insegna della nuvolosità irregolare, ma non sono previste piogge, forse un peggioramento a fine settimana, ma questo lo confermeremo. I venti sono deboli, moderati dai quadranti orientali, le temperature ancora 26-28 gradi per le prossime ore come massime, poi da domenica e prossima settimana si stabilizzeranno intorno ai 22-23 gradi, i valori minimi invece sempre tra i 18 e i 20 gradi. L'alto Adriatico tende al poco mosso. È tutto. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Punto Covid in Ulss Dolomiti, 16 nuovi positivi a questa mattina che fanno salire a 255 il numero dei casi rilevati in provincia di Belluno, circa 800 persone in isolamento. Al San Martino sono ricoverate 8 persone in area non critica e 2 in terapia intensiva, una delle quali nel frattempo negativizzata. Dalla scorsa settimana è ripresa l'attività del team scuola.
È sotto controllo l'evoluzione dei contagi da SARS-CoV-2 nel bellunese, ma l'attenzione resta costantemente alta. Lo testimonia l'avvio del nuovo anno scolastico che sin dai primi giorni ha mostrato le prime criticità monitorate dal team scuola del Dipartimento di Prevenzione di ULS Dolomiti. Abbiamo due nidi che sono chiusi, tra cui il nido dell'aziendale del San Martino, che però riapre lunedì. Abbiamo delle scuole dell'infanzia con circa un 74 persone che in questo momento sono in sorveglianza, una superiore che è sotto monitoraggio, così come un piccolo gruppo di insegnanti che avevano fatto un incontro prima dell'inizio dell'anno scolastico e che sono oggetto in questo momento di un monitoraggio più attento. La campagna vaccinale procede bene. Lunedì prossimo sarà dato avvio alla somministrazione della terza dose ai soggetti più fragili. Partiremo con la vaccinazione con la terza dose per i pazienti dializzati, trapiantati, per i superfragili. Li stiamo contattando. Frattanto, dopo i chiarimenti del decreto del 4 agosto sul vaccino in gravidanza e allattamento, l'ULS Dolomiti ha avviato un percorso dedicato che sarà operativo dal 20 settembre. E le nostre ostetriche e i nostri ginecologi risponderanno direttamente alle future mamme, e non solo alle future mamme, anche alle mamme che sono già in allattamento, oppure alle donne che vorrebbero intraprendere una gravidanza. Noi abbiamo strutturato un percorso in cui le nostre unità operative risponderanno tramite un counseling telefonico oppure una in presenza, con degli orari e delle giornate prefissate dove le donne si possono presentare e chiedere tutte le informazioni che necessitano. Un modo per sciogliere paure e riserve di qualunque tipo. Un'altra iniziativa volta ad andare incontro ai bisogni della popolazione del territorio è rappresentata dalla vaccinazione senza ago. È stato ritrovato nel mercato questo dispositivo, è una pennetta che non ha l'ago ed inietta la dose di vaccino con la pressione. Ieri abbiamo fatto le prime somministrazioni a queste persone che sono andate molto bene. Nella sede di Confindustria Belluno Dolomiti, firmato il patto territoriale per l'occhialeria, intesa fra le organizzazioni datoriali e sindacali per accompagnare e governare la profonda evoluzione che sta attraversando il settore in provincia di Belluno. Un patto che dimostra la maturità sia delle imprese che del sindacato. Si capisce che il benessere comune porta vantaggi a tutti. Competenze digitali, smart working, politiche di conciliazione vita-lavoro, parità di genere, formazione, politiche attive, ammortizzatori sociali sono gli obiettivi condivisi dalle organizzazioni datoriali e sindacali che mercoledì a Belluno, nella sede di Confindustria, hanno siglato il patto territoriale per l'occhialeria per accompagnare e governare il settore che sta affrontando una profonda evoluzione. È un inizio di un percorso. Monitoreremo l'andamento del settore attraverso una consulta fatta sia dalla parte sindacale che dalla parte datoriale e crediamo che nel prossimo futuro, anche attraverso le risorse dei bandi che la Regione ha messo a disposizione, potremo riuscire a professionalizzare e a riqualificare tante professionalità anche attraverso questo accordo. È un accordo innovativo che mette nero su bianco la necessità di una approfondita analisi delle competenze e che pone la formazione al centro del cambiamento come strumento di politica industriale. Sullo sfondo i problemi di sempre del territorio bellunese che incidono sul suo sviluppo. Nella provincia di Belluno per noi molto spesso è forse più difficile che per altre province, perché è un territorio che diciamo è stato abbastanza abbandonato. Mi riferisco alle infrastrutture, alla digitalizzazione, alla banda larga. Ecco, questi sono tutti strumenti che possono aiutare il lavoratore e l'impresa a vivere meglio. Un accordo auspicato dalla Regione Veneto ieri al tavolo convocato dall'assessore Donazzan, il patto territoriale è stato accolto come un punto di partenza anche rispetto alla prossima programmazione europea, che pure rappresenta una grande occasione di sviluppo nell'ambito del capitale umano. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Moreno tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.
bentrovati al meteo. Una nuova perturbazione colpisce il nord, peggiora ancora il tempo sul nostro territorio, dove tra l'altro avremo anche un sensibile calo termico. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 18 settembre evidenzia una situazione incerta, tempo variabile con nuvolamenti irregolari alternati a schiarite soprattutto in mattinata. Aumento della probabilità di piogge nel corso del pomeriggio sulle zone montane e sulla pianura più interna. Via via in serata un po' su tutta la regione. Temperature in diminuzione, minime tra 15 e 18 gradi, massime tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Molte nubi con qualche parentesi soleggiata, cielo via via più coperto con qualche temporale in serata. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente qualche spiraglio di sole, a seguire più nuvoloso e saranno possibili anche dei piovaschi. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 25-26 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.